cortesia, grazie. Sta arrivando anche il ministro Alfano che risponderà, se necessario, alle vostre domande circa la questione dell'immigrazione. Ci scusiamo per il ritardo della conferenza stampa, il Consiglio dei Ministri è partito un pochino in ritardo, è stata una giornata impegnativa, una giornata in cui una giornata in cui i sentimenti sono molto contrastanti per ciò che è accaduto. Innanzitutto il Consiglio dei Ministri si è aperto con un pensiero ai tre ragazzi israeliani il cui il rinvenimento dei cadaveri è arrivato proprio nel momento dell'inizio del Consiglio dei Ministri. Abbiamo con il ministro Mogherini espresso tutta la vicinanza e l'affetto e il dolore nei confronti delle famiglie e del popolo israeliano per ciò che è avvenuto in modo così tragico e ingiusto. Naturalmente la giornata di oggi è una giornata che è segnata dal dibattito sull'immigrazione e naturalmente il nostro, una volta di più, il dolore per ciò che accade quotidianamente sul nostro mare, ma anche la grande convinzione del lavoro che stiamo svolgendo come Italia. Non c'è la controprova, ovviamente, ma quanti sarebbero stati morti se noi non avessimo fatto le cose che stiamo facendo? Se noi non facessimo le cose che stiamo facendo, non avessimo fatto le cose che abbiamo già svolto. È stata una giornata di impegno a 360 gradi, vorrei però rapidamente darvi alcune notizie. Poi lascio al ministro Orlando e al ministro Alfano il compito, al ministro Orlando di intervenire sulle questioni, di raccontare il passaggio sulla giustizia, e quindi saremo rapidissimi, al ministro Alfano di rispondere nel merito delle questioni. Però aspettate a mettere la cosa della giustizia, per piacere. Possiamo aspettare un secondo sulla giustizia? No. Tenetela pure, tanto non volevo toglierla. Sì, grazie, mettiamo dopo. Allora, un po' di notizie molto rapide. Il semestre italiano che inizierà domani mattina si apre con un gesto simbolico di cui ringrazio il Presidente della Repubblica, oltre che il Ministro dell'Interno. La nomina a il conferimento della cittadinanza italiana per motivi di onore, se questa è la formula, per meriti speciali al presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Joseph Weiler. Weiler è un grande professore, è una persona che è un personaggio che è conosciuto da molti di voi, è stato l'avvocato che ha difeso lo Stato italiano sulla sentenza dei crocifissi, lui che è di religione ebraica, ha scritto delle pagine meravigliose sull'integrazione europea. Chi di noi lo ha conosciuto a Firenze nel suo nuovo incarico, presidente dell'Istituto Universitario Europeo, lo apprezza e direi lo stima molto. È stato anche colui che ha intervistato il presidente della Repubblica a New York University 3 anni fa o 2 anni fa, in occasione di un incontro pubblico molto bello e affascinante. Weiler ha scritto più cose Weiler sull'integrazione europea che non tanti dei nostri presunti difensori della identità continentale. Quindi sono davvero felice, il Consiglio dei Ministri ha deliberato e non ho fatto in tempo a dirlo a Weiler perché è in volo, quindi lo saprà appena atterra in Australia. Il Consiglio dei Ministri ha anche preso atto della nomina, della proposta di nomina che il Presidente del Consiglio fa alla Commissione Europea del Commissario Europeo per questi 4 mesi nella persona dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. Noi abbiamo la necessità di sostituire Tajani per 4 mesi, ovviamente il nuovo commissario sarà diverso. Abbiamo scelto un servitore delle istituzioni europee che ben conosca Bruxelles e che in questi 4 mesi possa darci una mano sulle tante partite aperte
ho comunicato ufficialmente all'ufficio di Barroso dopo averglielo accennato qualche giorno fa durante il vertice europeo. Poi credo che sarà il ministro Alfano a dire qualcosa circa il commissario europeo sull'immigrazione nel corso delle vostre domande. Vorrei anche dirvi, prima di entrare nel merito, che il Consiglio dei Ministri ha preso atto della conferenza dei servizi sulla questione dello smaltimento della nave della Costa Concordia, della nave della Costa Crociera, della Carnival, e ha approvato il progetto di smaltimento della nave a Genova. Credo che la discussione politica che ci sia stata nelle ultime ore sia una discussione che non possa mascherare o cancellare quello che è accaduto, cioè che nei tempi previsti questa nave verrà smaltita in Italia. Ovviamente comprendiamo le ragioni di coloro i quali speravano in altri porti, ma la soluzione che i privati hanno, sulla quale i privati hanno convenuto e che noi ben volentieri abbiamo semplicemente autorizzato è quella che permetterà di intervenire nel porto di Genova. Ringrazio il ministro Alfano che ha comunicato oggi che il prefetto di Perugia è stato rimosso dal suo incarico, come avevamo immaginato, il prefetto Repucci, che è a disposizione del Ministero dell'Interno e nelle prossime ore verrà nominato il successore come prefetto di Perugia. Credo che sia un messaggio che dovevamo, per rispetto alle mamme di tutti i ragazzi che vivono una situazione di difficoltà. Il prefetto Repucci ha sbagliato con quelle dichiarazioni assurde, lo ha detto, è giusto anche sottolineare come chi sbaglia paga il conto dei propri errori. Voglio dire che questo Stato, lo Stato italiano, sta dalla parte delle famiglie che vivono il dolore e la difficoltà di una emergenza come l'emergenza di un figlio che vive il dolore della droga, la difficoltà della droga, e lo Stato sta vicino a queste mamme. Non dice le frasi che non oso ripetere, da quanto sono state frasi sbagliate, ingiuste e profondamente offensive. Infine, credo che sia stata un'ottima giornata per le riforme, alla faccia dei gufi. Il percorso è iniziato, si è iniziato a votare, si è votato su alcuni importanti articoli in commissione, e proseguirà nelle prossime ore il lavoro. Siamo molto molto convinti e ottimisti che possa andare bene. Ringrazio le senatrici e i senatori. Rispetto invece al tema posto oggi dal Movimento 5 Stelle, domani il Partito Democratico formalmente risponderà con una lettera a 5 Stelle sul tema della legge elettorale e delle riforme, una lettera che sarà pubblica quindi per ciascuno di voi, e la facciamo domani per consentirvi di avere spazio, perché darvela oggi è già pronta, ma darvela oggi sicuramente vi brucierebbe spazio, sensi non vuole, visto che sono le 20:44, è tardissimo, quindi bene. Mi pare di aver detto alcune cose, spero che possano costituire degli spunti per il vostro lavoro. Prima di lasciare la parola a Andrea, che ringrazio per il lavoro molto importante che ha fatto, voglio dire che avremmo potuto essere qui da qui a mezzanotte ad aspettare per dare formalmente il click all'avvio del processo civile telematico, che è l'inizio di una vera e propria rivoluzione nel sistema della giustizia. Abbiamo anche a lungo pensato se non valesse la pena, poi abbiamo detto che non valeva la pena restare insieme fino a mezzanotte per dare simbolicamente il via al processo civile telematico. Lo facciamo con questa comunicazione, quindi da mezzanotte parte il processo civile telematico, che però vuol dire anche che parte la grande riforma della giustizia. Allora possiamo andare con i 12 punti che Orlando ha posto all'attenzione del Consiglio dei Ministri. Adesso potete metterli, questo non so, eccolo qua, ve li lasciamo qui dietro. Iniziano formalmente con il processo civile telematico
che consentirà una straordinaria rivoluzione in Italia, perché l'investimento sull'Information Communication Technology segna il passaggio dai tribunali pieni di scartoffi e polverosi alla modernità, all'innovazione. Naturalmente questo non ha senso senza un investimento sulla giustizia civile e riduzione dei tempi. La nostra scommessa, prima facciamo il discorso di metodo che abbiamo detto. Noi, la nostra scommessa è che si possa discutere di giustizia in modo non ideologico. Che vuol dire? Vuol dire che si possa, per quanto di nostra competenza, riuscire a aprire per 2 mesi, dal 1° di luglio al 31 di agosto, una discussione la più filosofica, concettuale, astratta, concreta, per chi vuole pratica, piena di suggerimenti. Noi, come facciamo ormai come brand, come marchio di fabbrica della struttura, dell'azienda, vediamola così, come marchio di fabbrica, noi abbiamo il tema della partecipazione. Abbiamo fatto la riforma costituzionale chiedendo ai cittadini che cosa volessero fare. Poi abbiamo fatto la riforma della pubblica amministrazione chiedendo ai cittadini cosa possiamo fare. Poi il terzo settore, a proposito, non era in Consiglio dei Ministri oggi perché il testo non era pronto, lo sarà per il prossimo, quello sul terzo settore, e abbiamo aperto la discussione. Idem sulla giustizia. Quindi per 2 mesi gli italiani che vogliono discutere di giustizia possono farlo. E qual è l'email? La stessa della pubblica amministrazione, rivoluzione@governo.it, perché è un metodo, uno stile, un modo di lavorare. Questo che cosa comporta? Comporta che Orlando vi mette lì 12 palle in campo. L'avvocato, il magistrato, il cittadino, l'associazione dei consumatori, la realtà degli studenti che si stanno per laureare in giurisprudenza, quelli che non si laureeranno mai in giurisprudenza, le persone che si ritengono vittime di ingiustizie, i giornalisti, perché su alcuni temi chiameremo i giornalisti a discutere, perché anche persino i giornalisti sono cittadini. Quindi siccome persino i giornalisti sono cittadini, su alcune cose vogliamo che sia profondo il ruolo dei giornalisti, degli operatori della carta stampata, della televisione, della radio, dei mezzi di informazione innovativi. Noi vogliamo che di questo tema discuta l'Italia. Sono 20 anni che sulla giustizia si litiga senza discutere. Vorremmo discutere, eventualmente anche litigando se serve, ma siccome si litiga senza discutere nel merito da 20 anni, vorremmo iniziare a discutere nel merito e possibilmente senza litigare. Questa è la rivoluzione orlandiana, la via dell'Orlando, non dell'Orlando furioso, l'Orlando pacifico, con il suo stile quasi doroteo, l'Orlando doroteo, che è la rivoluzione dell'Orlando doroteo. Bene, giustizia civile, riduzione dei tempi. Noi vogliamo, partiranno, come voi sapete, li avete già visti, sono già pronti gli atti, saranno anche a disposizione, credo, i disegni di legge per chi li vuole cambiare, correggere, modificare, open government totale, ok? Quindi trasparenza totale. Li approviamo il 1° di settembre, quando partirà anche l'operazione 1000 giorni. Al termine dell'operazione 1000 giorni l'Italia deve avere un processo civile che dura 1 anno, in primo grado. Vi do i dati. Italia, processo civile primo grado, 900 giorni. Germania 300, Francia 340, Inghilterra 350, Stati Uniti 280. Cioè ci rendiamo conto? Tutti i paesi che sono i nostri competitors in termini di modernizzazione hanno un primo grado che dura meno di 1 anno. Noi vogliamo arrivare a quelle cifre lì. La scommessa dei 1000 giorni, che è anche l'arco temporale in cui investiamo per le riforme, sarà quello dei 1000 giorni. Alla fine dei 1000 giorni noi avremo un processo civile che sia in grado di esplicitare la propria azione in 1 anno. 1 anno in primo grado. 2, giustizia civile, dimezzamento dell'arretrato. Sapete quante sono le cause aperte oggi pendenti sulla giustizia civile? 5.200.000. Una roba pazzesca. 5.200.000, ma dove vogliamo andare con 5 milioni di pendenze? Noi vogliamo dimezzarle, pum.
3. Corsia preferenziale per le imprese e le famiglie. Orlando vi illustrerà nel dettaglio come, quando e perché. 4 e 5. Due norme sul CSM. Proponiamo alla discussione due norme, perché ovviamente il CSM sta andando adesso in fase di rinnovo. Nessuno di noi immagina di modificarne in corso d'opera l'azione, sarebbe scorretto. Il CSM è per noi un presidio straordinario, non soltanto perché è un presidio costituzionale, ma perché è il punto di garanzia dell'indipendenza della magistratura, alla quale noi ci inchiniamo, all'indipendenza della magistratura come concetto, non alla magistratura, all'indipendenza della magistratura è un concetto al quale uno Stato di diritto deve inchinarsi, perché chi volesse mettere in discussione l'indipendenza della magistratura metterebbe in discussione la dignità dello Stato di diritto. Detto questo, possiamo dire che si fa carriera per merito e non per l'appartenenza di corrente? È un principio sacro, santo. Noi vogliamo che un giudice faccia carriera, diventi capo della procura, diventi capo dell'ufficio, non perché appartiene a quella corrente o all'altra, ma perché è bravo o non è bravo. Cioè, se non è bravo è bene che non faccia carriera. Anche i giudici, ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi. Non tocca ai politici decidere chi sono i giudici bravi, perché sarebbe troppo facile per la politica. Tocca all'organo di governo, di autogoverno della magistratura, che non a caso nel nostro ordinamento è presieduto dal Presidente della Repubblica, cui va ovviamente il nostro deferente rispetto. Noi diciamo che in questi due mesi vorremmo discutere le norme che il Ministro Orlando non ha approvato oggi in Consiglio dei Ministri, è pronto per discutere quello di dare al Consiglio Superiore della Magistratura la possibilità di dare spazio sulla base non della corrente ma del merito. Noi non siamo contro le correnti in magistratura. Le correnti in magistratura hanno portato a riflessioni sul diritto, a discussioni sull'interpretazione, nascono da una riflessione politica con la P maiuscola, bella. Siamo contrari al fatto che si faccia carriera sulla base dell'appartenenza a una corrente. Tu non puoi far carriera perché appartieni alla singola corrente della magistratura. È stato chiaro? Anche troppo. Vedo sensi preoccupati. Bene. Quinto punto, CSM. Chi giudica non nomina. Chi nomina non giudica. Se io nomino, io CSM, sezione del CSM, nomino Andrea Orlando, procuratore della Repubblica di La Spezia, no, magari votando di uno a maggioranza, non posso essere quello che poi giudica se Andrea Orlando, procuratore di La Spezia, ha fatto un errore, perché dopo che c'è stato magari uno scontro interno al CSM, discussione, deve essere un'altra la struttura all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura che decide se Andrea Orlando, procuratore della Repubblica di La Spezia, mi chiedo scusa per l'attuale procuratore della Repubblica di La Spezia, cui va il mio, le mie scuse preventive per il paragone con il ministro Orlando, e sono disponibile immediatamente alla querela, al di là delle battute, questo è un punto molto importante. Chi giudica non nomina, chi nomina non giudica. Se chi nomina giudica, non dirà mai che un giudice sbaglia, perché l'ha scelto lui. 6. Sulla responsabilità civile dei magistrati, il modello è quello europeo. Quindi non ci sono né fughe punitive né il tentativo di insabbiare un referendum. Il referendum c'è, un magistrato che ha sbagliato, come un medico che sbaglia, come un politico che sbaglia, ha ovviamente da capire perché ha sbagliato. Se sbaglia per dolo o per colpa grave, se sbaglia per dolo, cioè lo fa apposta, o per colpa grave perché l'inescusabile negligenza, la negligenza è appunto inescusabile, se accade questo è giusto che ci sia un sistema di responsabilità civile sul modello europeo, esattamente come gli altri paesi. Per intendersi, non è quello dell'emendamento Fini il sistema europeo. Riforma del disciplinare delle magistrature amministrative e contabile, perché quello che vale per il giudice ordinario deve valere anche per il giudice amministrativo in termini di responsabilità disciplinare. Norme contro la criminalità economica, anche qui noi pensiamo che sia giusto avere, come succede in Europa, una normativa sul falso in bilancio degna di questo nome e sull'autoriciclaggio.
due mesi per discutere, il testo è già pronto, poi da settembre si mette l'atto da tutti i punti di vista, peraltro c'è già alcuni atti previsti in vari livelli, nei vari uffici sia alla Camera che al Senato in discussione, quindi siamo a disposizione, ma per noi è fondamentale inserirlo in una cornice complessiva, l'accelerazione del processo penale con la riforma della prescrizione. Un paese civile è un paese che non può consentire di far passare, di non giudicare qualcuno perché il tempo è stato troppo lungo. Quindi la riforma della prescrizione ovviamente è un tema che a noi sta molto a cuore e lo confermiamo con la discussione. Apriamo la discussione, vogliamo capire se questo è un tema su cui c'è una condivisione nel Paese. Credo che sia la forza del buonsenso a imporsi su questi temi. Se noi entriamo nel merito, sulla giustizia non litighiamo. Siamo tutti d'accordo che non sia uno stato di diritto uno stato in cui uno non viene giudicato perché è passato troppo tempo. Le intercettazioni, apriamo questa discussione, è l'unico terreno sul quale non abbiamo pronto una norma, su tutto il resto è tutto già pronto. Noi sulle intercettazioni vogliamo aprire una discussione insieme alla stampa e agli operatori della comunicazione. Noi diciamo questo: per noi un magistrato deve essere libero di intercettare. Se io ho il fondato sospetto che Andrea Orlando stia commettendo un reato, abbiamo esempi, dai. Fino a che faceva il giudice andava bene. Peraltro tu sei parlamentare, per cui deve essere. Se io penso che il giornalista Claudio Bozza del Corriere Fiorentino, qui presente in prima fila, sia passibile di un intervento di intercettazione, è giusto che sia intercettato. È giusto. Quello che però è fondamentale, che vi domando, dove sta il limite alla pubblicabilità di queste intercettazioni? Se ci sono delle vicende personali che attengono la privacy e sono slegate dall'indagine, domando, è un codice deontologico che decide che cosa pubblicare e cosa no? Noi non abbiamo testo di legge pronto. Noi non, su questo vorremmo che sulla giustizia, mi piacerebbe leggere i commenti per una volta dei direttori dei giornali, io faccio un appello ai direttori dei quotidiani, aiutateci a capire che cosa sia giusto fare. Questo è un paese in cui il Presidente del Consiglio può tranquillamente chiedere ai direttori dei quotidiani, ai direttori delle testate, qual è il limite delle pubblicazioni. Non c'è limite? Perché si può anche dire che non c'è limite. Siamo nell'epoca in cui internet pubblica tutto. È giusto che non ci sia limite? Domando, eh? È giusto che ci sia... Noi al termine di questi due mesi poi decideremo. Cioè, non è che affidiamo ai direttori dei quotidiani la norma. Poi noi le nostre norme le facciamo se c'è bisogno. Però il punto centrale delle intercettazioni è: nessuno vuole bloccare le intercettazioni dei magistrati. Perché le intercettazioni sono uno strumento che spesso è a servizio del... sempre al servizio della giustizia. Talvolta l'utilizzo della intercettazione, che magari esce fuori una volta perché c'è un avvocato che prende il file e lo passa, una volta perché magari il maldestro, diciamo così, operatore degli uffici giudiziari, o magari è Tizio piuttosto che Caio, che passano le informazioni ai giornali, che a quel punto, avendo un elemento, hanno il diritto di cronaca, doveroso, lo capisco, di pubblicare alcune vicende, specie se legate a indagini, a provvedimenti aperti, a fenomeni che riguardano l'opinione pubblica. Quindi io capisco il giornalista che, trovandosi la notizia, la vuole pubblicare. Dov'è il confine, però? Esiste il diritto alla privacy su alcune questioni di natura personale? È un tema sul quale mi piacerebbe sentire la discussione. Vedo sensi più rilassato per come l'ho detto, ho fatto persino l'appello ai direttori dei giornali, quindi adesso sono curioso di leggerli però i direttori dei giornali su questo tema, perché in alcune vicende secondo me è mancato il rispetto da parte delle questioni di natura personale. Quindi io sulle questioni di natura personale credo che sarebbe giusto che ci trovassimo tutti insieme un limite, se sarà possibile trovarlo. Infine, l'informatizzazione integrale del sistema giudiziario e la riqualificazione del personale amministrativo. Come avete visto
di questioni ce ne sono tantissime. Chi vorrà partecipare a questa discussione su rivoluzione@governo.it potrà farlo a partire da oggi, mandando email e dicendoci la sua opinione. Il sito del Ministero offrirà le bozze di discussione su cui stiamo ragionando tutti insieme con questo meccanismo partecipato. A me fa abbastanza sorridere chi dice che questo governo è un governo che decide di fare le riforme da solo. Stiamo facendo la più grande operazione partecipata della storia della Repubblica Italiana. 36.000 email sulla pubblica amministrazione, credo sulla giustizia saranno un po' meno, immagino, suppongo, penso e aggiungo Orlando, spero. Questa cultura partecipativa che emerge da Orlando, che è nato a Porto Alegre con il bilancio partecipativo, lui viene dalla sinistra radicale, quindi da questo punto di vista. Voi capite che ci sono soltanto due posti dove le correnti hanno ancora un senso, da un lato in magistratura, abbiamo cercato di parlare, dall'altro loro pensano dentro il PD, ma in uno dei due casi non contano niente. E a voi la scelta su quale dei due, ma sto scherzando, naturalmente non vorrei soffrire sui magistrati, quelli del PD non si offendono sicuramente, ma noi abbiamo sciolto anche la corrente dei renziani, quindi, per cui che non, il problema non si pone, sciogliamo ogni tipo di corrente in politica, sulla magistratura invece semplicemente sleghiamo, anche per togliere dall'imbarazzo Alfano, che quando abbiamo iniziato a parlare di correnti del PD e sono venuti i buboni, sleghiamo la discussione sulle correnti. Chi è bravo deve fare carriera anche se non è iscritto a una corrente, e se anche uno è iscritto a una corrente, se non è bravo, è bene che ci faccia piacere di non assumere incarichi direttivi. Bene, ci sono sicuramente molte domande, le lascio tutte a Orlando e Alfano e vado a presiedere il CIPE, perché purtroppo la giornata continua con la presidenza del CIPE. Vi ringrazio, Andrea, a te il compito di spiegare nel dettaglio le norme e poi Angelino su tutto il tema della questione migratoria e compreso una notizia che vi darà il ministro Alfano circa una posizione che il governo ha assunto di preoccupazione sul vertice della commissione che si terrà venerdì. Vale. Benissimo, grazie, buon lavoro. Sì, riprendendo sinteticamente i 12 punti. Intanto una premessa, io credo che sia l'occasione per recuperare alla giustizia il suo carattere, cioè quello di grande infrastruttura democratica, un grande strumento a servizio dei cittadini. E questo penso sia il messaggio più forte che vogliamo dare scegliendo questo metodo. Questo non esclude il confronto con i soggetti che in qualche modo sono portatori di interesse, con chi rappresenta i diversi soggetti della giurisdizione, però è molto importante che se ne discuta anche fuori dal mondo degli addetti ai lavori, che sia possibile anche al singolo cittadino poter dare un contributo su come affrontare un processo che è fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Gli strumenti che prevediamo, alcuni, come è stato visto, sono soltanto proposte che riguardano l'apertura di un dibattito su alcuni punti, ma gli strumenti che prevediamo sono i seguenti. Per quanto riguarda la questione della giustizia civile, una riduzione dell'arretrato che si può realizzare soprattutto con una degiurisdizionalizzazione. Faccio un esempio. Non si deve andare di fronte al giudice quando non è strettamente necessario. E l'esempio che faccio è quello delle separazioni e dei divorzi quando siano consensuali e non implichino necessariamente, quando non mettono in discussione i diritti di minori. Dobbiamo lavorare quindi su una riduzione consistente dell'arretrato e contemporaneamente passare a una semplificazione del processo. Abbiamo già costituito un gruppo di lavoro che ha assunto alcuni orientamenti, presieduto dal presidente Berruti, che approfitto per ringraziare, e che sottoporremo anche a questa consultazione. La corsia preferenziale. Noi stiamo prevedendo, ipotizzando una specializzazione della giustizia civile in grado di dare due canali prioritari a due domande di giustizia fondamentale, quella delle famiglie della persona e quelle delle imprese. Sappiamo come la giustizia civile gravi in negativo
sull'andamento economico del nostro Paese, sull'andamento degli investimenti del nostro Paese. Io ritengo assolutamente fondamentale provare all'interno di questa grande domanda di giustizia a dare alcune risposte che in qualche modo riconoscono delle priorità. Sulle norme del CSM abbiamo, il Presidente si è già ampiamente diffuso, vorrei solo sottolineare come questa discussione è una discussione che è partita dal CSM stesso. Come si evita, cioè una serie di norme, come si evita che ci sia un meccanismo di eccessiva lottizzazione degli incarichi, come si costruisce una normativa elettorale che consenta la selezione del personale anche soprattutto sulla base della rappresentanza del CSM, anche soprattutto sulla base della qualità di chi viene prescelto, e a cascata come si realizza appunto una selezione di chi deve andare negli uffici che sia meno condizionato dal pluralismo e dall'appartenenza alle correnti e di più dal riconoscimento di capacità. Il criterio chi giudica non nomina e chi nomina non giudica è molto semplice, è stato spiegato: separare meglio le funzioni interne al CSM, quelle amministrative, da quelle di carattere di funzione di carattere disciplinare, quindi distinguere meglio questi due ruoli che comunque rimangono in capo al CSM, ma che devono essere meglio distinti. Sulla responsabilità civile voglio dire semplicemente questo: noi non dobbiamo inventare niente, dobbiamo far funzionare l'impalcatura che in qualche modo la legge ha previsto per in esito al referendum, ma che non ha mai funzionato per due tappi. Uno all'entrata, un filtro che impedisce sostanzialmente o comunque rende difficilissimo il ricorso alla magistratura ordinaria per la responsabilità civile nei confronti di altri quando il responsabile sia un magistrato, e contemporaneamente la coda, cioè la rivalsa. Le poche condanne talvolta non si sono concretizzate in effettivi casi di condanna. Perché siamo contrari alla norma Pini? Perché non c'è in nessun'altra parte d'Europa, e non c'è in nessun'altra parte d'Europa perché una citazione diretta del magistrato significa indurre la magistratura ad un conformismo, spingerla ad occuparsi di alcune cose piuttosto che di altre, a portarla verso un approdo di carattere burocratico e conformista, per cui il modo migliore per evitare qualunque tipo di responsabilità è adeguarsi a quella che è la posizione sull'interpretazione della legge prevalente. Se c'è un condannato in primo grado, cercherò di ricondannarlo perché mi dà meno rischio di quanto non me lo dia invece una scelta che è diversa. Invece il meccanismo che ha previsto il nostro legislatore, che è in piena coerenza rispetto all'impalcatura costituzionale, prevede che si possa arrivare a una responsabilità, però ci dobbiamo arrivare davvero. Nel nostro Paese in questi anni questo meccanismo non ha funzionato e dobbiamo togliere quei tappi che hanno impedito tutto questo. Il disciplinare della magistratura ordinaria ha iniziato a funzionare in questi anni, si è messo in moto diciamo con una certa fatica, ma ha funzionato. Ci sono magistrature nel quale il disciplinare diciamo ha degli standard molto diversi. Da questo punto di vista, soprattutto per il ruolo fondamentale che queste magistrature svolgono, è importante avere un metro unico, dei parametri unici per valutare il comportamento dei magistrati. Sulle norme sulla criminalità economica io credo che il punto sia questo, ma abbiamo lavorato insieme con il Ministro Alfano su questo, ma come si impedisce che capitali inquinanti per l'economia diventino un veleno che in qualche modo impedisce un libero gioco del mercato e condizionano lo sviluppo di alcune aree del Paese? L'insieme delle norme che abbiamo proposto alla consultazione vanno in questa direzione, e tra queste ci sono ovviamente quelle che sono state ricordate in primo luogo, quella sul falso in bilancio e sull'autoriciclaggio. Accelerazione del processo penale, perché è necessario che una persona non stia tutta la vita sotto processo, ma prescrizione perché non è giusto che esca dal processo perché il processo non sia concluso. Un equilibrio tra questi due elementi è assolutamente fondamentale in un Paese che voglia realizzare delle garanzie, ma voglia anche e soprattutto realizzare una certezza del diritto. Sulle tema delle intercettazioni il Presidente del Consiglio ha richiamato l'appello che rivolgiamo: quali contributi ci possono venire da tutti per costruire un sistema che in qualche modo non pregiudichi le indagini, non impedisca l'utilizzo di intercettazioni per le indagini, ma tuteli di più diciamo chi in qualche modo è coinvolto indirettamente o semplicemente con vicende che non hanno direttamente attinenza penale. Vogliamo proseguire ciò che incomincia domani, cioè l'informatizzazione. Da domani l'informatizzazione, da questa notte, sarà diciamo la via maestra per il processo civile
perché nessun atto potrà essere depositato, nessun atto cartaceo potrà più essere depositato per far iniziare un processo. Questo percorso si deve però sviluppare anche a tutto il resto della giustizia, al secondo grado civile, al penale. E in questo senso costruiamo una tabella di marcia. E poi concludo da dove io ho iniziato la mia attività ministeriale, perché la ritengo paradossalmente la questione più importante di tutte quelle di cui abbiamo discusso fino a questo momento, che è la questione del personale amministrativo della giustizia. Se non colmiamo le lacune in organico, se non riqualifichiamo quel personale, se non valorizziamo anche le competenze che ci sono, le migliori norme del mondo non camminano se non ci sono delle gambe forti per portarle avanti. Da questo punto di vista io ritengo fondamentale una risposta su questo punto, e sono molto contento che il Consiglio dei Ministri abbia condiviso di mettere questo punto, che è sempre stato derubricato come una questione un po' diciamo parziale da detti ai lavori, come una questione fondamentale, un'emergenza fondamentale. Grazie. Grazie a voi. Io sarò molto breve, considerato anche l'orario. La prima considerazione è un ringraziamento nei confronti del Ministro Andrea Orlando per il lavoro che ha fatto. È sufficiente scorrere l'indice di questa riforma, dell'impianto di questa riforma, per capire come per noi della nostra area politica e per me personalmente è il compimento di un grande impegno che si è svolto nel corso degli anni. Quindi questa riforma della giustizia per noi è la realizzazione di un grandissimo progetto politico per il quale noi abbiamo impegnato anni della nostra vita, a cominciare dalla riforma del processo civile e dall'avvio del processo telematico, che è stato un grande impegno e che consacra un grande successo a cominciare da domani mattina. Devo dire che questa riforma della giustizia è un grandissimo risultato e spero davvero che possa questa riforma essere la riforma ricordata per avere cambiato il sistema della giustizia in Italia. Sulla immigrazione, i risultati del Consiglio europeo sono risultati importanti, consacrano il punto cruciale del nostro impegno, e cioè che il Mediterraneo è una frontiera europea e che in quel Mediterraneo si deve impegnare l'agenzia Frontex, che è l'agenzia chiamata a presidiare quella frontiera. Quel risultato è esattamente quello che noi chiedevamo, e su quel risultato noi impegneremo il semestre di presidenza italiana. In quel semestre sull'immigrazione ci giochiamo tutto, perché dobbiamo davvero cambiare faccia all'Europa e cambiare faccia al rapporto che l'Europa ha con i singoli stati e con i cittadini europei su questo argomento. Giovedì pomeriggio ci sarà l'incontro al Quirinale tra il governo italiano e la Commissione europea come avvio del semestre di presidenza italiano. È annunciata l'assenza del commissario Malmström. Oggi abbiamo valutato insieme al Presidente del Consiglio molto grave questa assenza. Sarebbe davvero un segnale molto brutto se il commissario alla immigrazione fosse assente, e per cui se questa assenza ci sarà, il Presidente del Consiglio e il Governo si riserverebbero delle importanti azioni anche sul piano diplomatico, perché sarebbe considerato un segnale negativo nei confronti di quello che è un vero e proprio dramma europeo e un grave problema che riguarda il rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea. Questo è ciò che intendevo dirvi, l'ho fatto, come ha già detto il Presidente del Consiglio, a nome del Governo, in un giorno in cui noi possiamo ribadire di avere salvato decine di migliaia di vite umane e in cui prendiamo atto di come i mercanti di morte hanno fatto altre vittime con i 30 morti di queste ore. In questo momento noi ci sentiamo di dire che ogni sforzo sarà fatto contro i mercanti di morte. 200 sono gli scafisti arrestati nell'ultimo anno, sono 200 scafisti che devono stare in galera fin quando non riveleranno anche i nomi dei loro complici e non ci consentiranno di capire davvero fino in fondo tutto il giro che si fa
per finanziare le organizzazioni che su questo traffico di esseri umani lucrano al di là del Mediterraneo e oltre la sponda africana, perché si tratta di interventi, quelli dei trafficanti di morte, che avvengono anche nel Sahara e in tutto il Corno d'Africa. Questo è quello che io dovevo dirvi. Bene. Grazie, non ci sono domande, quindi la ultima considerazione in materia di immigrazione è che il Mar Mediterraneo sarebbe diventato un mare pieno di cadaveri se noi avessimo dato retta ad alcune ricette, a cominciare da quella di Matteo Salvini.